Signori, buonasera, come va? Come va? C'è andato a pescare o no? C'è andato o no? Io per adesso non posso andare, probabilmente ci si rivede in pesca martedì prossimo, tempo permettendo, tempo proprio tempo, è il mio tempo. Vabbè, però nel frattempo ci rivediamo, facciamo un unboxing di una cosa piccolissima che è arrivata, secondo me pure sembra non ci sia nulla all'interno perché è talmente leggero che sembra appunto non ci sia nulla all'interno, però vediamo, apriamo. E se chi l'avrà visto è la stessa casa produttrice della torcia che ho fatto un unboxing in estate, che è una torcia di caccia e pesca. Se vi ricordate quella indistruttibile che ci siamo portato alle scale, ci siamo salito sotto la macchina. Insomma, quella è una bella torcia, anche subacquea, devo dire spettacolare. E niente, ragazzi, non c'è niente, hanno preso per... c'è qualcosa. Bene, ed è praticamente lo... si chiama Zippy, ok? Ed è una piccola multi flashlights. Garantito 5 anni. Ora andiamo a vedere fisicamente come è composta. Qui, a posto. Ma qua ci sono istruzioni che secondo me in italiano non esistono, visto che siamo l'ultimo paese al mondo anche per la lingua, sicuramente. Ciao, c'è tedesco, non so nemmeno io che lingue sono, comunque non c'è italiano, però è semplice da capire, lo vediamo subito velocemente. Ragazzi, ed è praticamente questa, è una piccola torcia LED, si accende con questo pulsante nero ed ha tre frequenze di potenza praticamente. Tenendo pigiato questo credo sia la più bassa, la frequenza più bassa di luce. Vediamo se è vero che dovrebbe iniziare così, se tutto per logica. Allora, uno, questa è la prima, seconda, pensavo non funzionasse, e terza, ragazzi. Eccolo qua. Ok, vediamolo anche al buio, che ci siamo. Questa è la, come avevo detto prima, la frequenza più bassa. Allontaniamo un po' la prima, tenere pigiato il pulsante nero, ecco la seconda, ecco qua. E adesso qua sono nel camerino di casa, ragazzi, non ho dove andare per ora, è così. E poi andiamo sulla terza frequenza, quella più forte, eccoci qua, ok? Ritorniamo indietro, alla bassa, luce soft. Luce un po' più normale e luce fortissima. Ok, non è male, dai, non è proprio male questa torcia. Per quel che è, andiamo, ritorniamo all'unboxing. Pigiando di nuovo forte, ritorna alla minima frequenza. Pigiando una volta si spegne, pigiando una volta si accende. Dopodiché, alla prima frequenza. Digita, premere per qualche secondo, va alla seconda potenza, digita ancora, alla terza, ritorniamo alla prima, alla normale, spegniamo, ok, si carica con un cavo USB, in questo caso ho messo la batteria per non perdere tempo. Abbiamo qui lateralmente, ecco qua, eccolo qua, addirittura il rosso, addirittura la luce che avete visto dovrebbe essere scarica rispetto a quella che riuscirebbe a quanto pare a fare appunto questa piccola torcia LED, direi bellissima, spettacolare, addirittura si può utilizzare con questo mettendo una portachiavi oppure
come una spilla, guardate, una spilla, non mi viene la parola adesso, ma mi avete capito. Potete portare dietro a qualche parte, la potete attaccare addosso. Penso possa funzionare anche per chi fa sport, insomma, un po' per tutto, per quando si va a pesca la notte, servitore, insomma, una cosa più veloce, più leggera. Ah, pesa 12 grammi, ragazzi. Semplicemente 12 grammi. Pesa 12 grammi. Il costo mi pare che costi sui 10 euro. 10 euro. Per cui vi lascio il link sotto. Andate a vedere. Dipende da voi, ragazzi. Se vi serve bene, se no, arrivederci e grazie. A me l'hanno regalato e ho fatto l'unboxing. Un abbraccio a tutti. Speriamo di vederci presto. Però la prossima volta magari con qualche bel pesce. Ok, ragazzi. Isa, grazie sempre. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.